Entusiasmo alle stelle ad Appiano Gentile dopo la vittoria nel derby d'Italia. La squadra di Inzaghi ha trovato nuova linfa per questo finale di stagione, ma il difficile arriva adesso. Tornati in piena corsa scudetto, i nerazzurri non dovranno sbagliare un colpo per assicurarsi la seconda stella. Un aiuto in tal senso potrà arrivare anche da un calendario abbastanza comodo, ma da non sottovalutare. Intanto, però, continua il lavoro certosino di Beppe Marotta, da mesi ormai alle prese con la progettazione dell'Inter del futuro. In questo senso, allora, attenzione alle mosse dell'AD dell'Inter. I nomi sul tavolo di Marotta sono tanti, come noi di Città Celeste vi raccontiamo quotidianamente. Ma, stando alle ultime notizie, nelle ultime ore si sarebbe registrato un importantissimo ritorno di fiamma. Il vero colpo di gennaio è rimasto nell'ombra, ma nessuno allarme, era tutto calcolato. Inzaghi, infatti, ha scelto di concedere a Gosens tutto il tempo necessario per recuperare dall'infortunio, per poi sfruttarlo nel finale di stagione. L'ottima stagione di Perisic, infatti, ha permesso al tedesco di recuperare senza affrettare i tempi. In vista della prossimo anno, però, continua a tenere banco il destino del croato e, allora, Marotta è pronto all'occorrenza a correre ai ripari. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Intrattenimento Plus, infatti, l'AD dell'Inter sarebbe tornato prepotentemente su Filip Kostić. Una pista molto calda la scorsa estate e mai davvero tramontata a Viale della Liberazione. Sul valore del serbo, del resto, c'è poco da discutere, i 60 gol e i 30 assist in nemmeno 4 stagioni sono un biglietto da visita stellare. Attenzione allora alle mosse dell'Inter, che potrebbe tornare all'assalto consapevole di poter strappare un prezzo quanto mai conveniente. Il contratto di Kostić scadrà infatti nel giugno 2023 e, senza rinnovo, l'Eintracht sarà costretto a cederlo in estate. Marotta ha fiutato l'affare ed è pronto a non lasciarselo sfuggire, per regalare a Inzaghi un colpo seguito da tempo e di indiscutibile qualità. E le notizie non finiscono qui, Inter Bremer, bozza d'accordo. Rinnovo Perisic, c'è fiducia, ma spuntano due idee. L'Inter vuole trattenere ancora a Milano Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno. Come conferma il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio proporranno un rinnovo con un nuovo contratto annuale o un 1+1, ovvero con l'opzione sulla seconda stagione, legata magari al raggiungimento di un certo numero di presenze. L'entourage del croato non vorrebbe invece scendere sotto un accordo biennale. A dispetto di tutto ciò, però, l'ottimismo sulla firma di Perisic nella sede nerazzurra al momento c'è, le parti si sono promesse fino a maggio di non prendere impegni e di darsi reciproca priorità. Se entro la fine del campionato non avranno trovato un'intesa, allora le strade si separeranno, si legge sul giornale romano. Secondo il Corsport l'alternativa a Perisic potrebbe essere Federico Bernardeschi, in uscita a zero dalla Juventus. Ma attenzione anche ad Andrea Cambiaso del Genoa, profilo che piace a prescindere dal futuro del croato. In difesa la priorità resta invece Gleison Bremer del Torino, soprattutto in caso di uscita di Stefan De Vrij ad un anno dalla scadenza del contratto. Il 25enne brasiliano ha già detto sì ai nerazzurri, che a loro volta come verificato da FC Inter News. Hanno già raggiunto un'intesa con l'entourage sulla base di 2,5 milioni netti per i prossimi 4 anni, con opzione per il quinto.